Qua ci stava bene un'altra roba. Va a fare Poppy Poppy, dove sei? C'è un negro con l'Audi A6. Modo malinconico. Eccolo. Così la gente pensa che il testo sia estremamente profondo, mentre invece sto snocciolando una serie di banalità in un inglese approssimativo imparato sulle audiocassette. Ma non è vero. Ha ragione. Uso tonalità minori rubate da dischi anni 90, tanto nessuno si ricorda un cazzo. Oh, oggi siamo in onda da uno studio che io odio, io lo odio a morte, quindi chiediamo scusa agli ascoltatori che non ci vedono attraverso le vetrine, ma stanno facendo dei lavori perché casualmente si sono accorti che il mixer ha un problema. Non sono due anni che crocchia, no. Sentiamo di chi è la colpa. Ma allora vediamo un po', vediamo, aspetta che pesco i nomi delle persone che non capiscono un cazzo in questa azienda. Allora, Pasquale. Abbiamo Davide Gaddia. Senti, sento, spero che muori, bastardo. Mamma, come lo odio. È bello questo studio, c'è il tavolo per chi pippa. Ci sono i bazooka, i lati che sparano il fuoco. No, io devo capire una roba, perché noi che abbiamo un programma che ha delle esigenze tecniche, perché siamo in 138 e andiamo in onda in uno studio piccolino con una webcam da 1000 lire, qua c'hanno addirittura la telecamera per il primo piano, perché è più raccolto, Marco, più cose, certo. Qua è dispersivo, però comunque non vorrei così far passare questo discorso poc'anzi fuori diretta. Bravo. Sulla tua nuova autovettura, caro Fabio Lisei. Perché Luca Alba, per favore, vieni qua dentro, per favore. Sì, abbiamo litigato prima. Allora, mentre Luca fa il suo ingresso in studio, accompagnato da trombettieri e lancio di petali, io colgo l'occasione per ringraziare Claudio, quello con la barba da pope. Ma non dire il nome della macchina. Dire Nord. Ecco, no, che cazzo? Vabbè, il concessionario l'ho detto. Comunque, vabbè, la macchina, non voglio dire il nome perché mi dispiacerebbe insultare un'azienda. Lo Urban Crossover Drive the Change. È una merda. Non è una merda. No, hai preso una macchina con 90 cavalli. Ti rendi conto che ho una bicicletta che ha più cavalli? Ma dove devo andare? Abito in pianura. Sì, ma 90 cavalli su una macchina che pesa 2,5 tonnellate con 5 persone a bordo. È leggera, è di latta. Luca, vieni qua un secondo, per favore. Per favore. Io sono distrutto. No, ma è una roba. E poi te la vuole anche vendere. Ma no, me la sono comprata. No, ma tu me la vuoi vendere come la macchina più bella del mondo? Ma no, allora io avevo bisogno. Con 90 cavalli. Cosa? Crossover. Urban crossover. Ma come cazzo ti permetti a dire che 90 cavalli? Vieni qua, vieni qua. È un 1090 cavalli. Mia nipote, BMX a rotelle, ti fai fare in autostrada. Ma io fai fare la BMX. Non cerco velocità, non cerco potenza. Una domanda, ma non Luca. Cerchi un cazzo, perché allora tu spiegami cosa c'hai in quella macchina. Il prezzo 15.938 euro chilometri zero full optional. Full optional cosa vuol dire? Allora aspetta, prima di tutto ricordiamo che quando lui è entrato al concessionario, il concessionario gli ha sparato della sabbia negli occhi, ha accecato parzialmente, gli ha messo una penna in mano. È stato molto onesto, perché io volevo prendere una macchina tendenzialmente più economica, della quale non posso dire. Ma lui che la vende ti ha detto: ma che cazzo di macchina compri? Ha detto: guarda, è una merda, per lo stesso prezzo te ne do una che costa uguale, usata, ma full optional. Ma non ti ha fatto riflettere questa cosa, che probabilmente quella che ti ha venduto non riusciva a venderla? No, quella che gli ha venduto è quella sua. Cioè lui è la prima persona al mondo che entra in un concessionario per comprare una macchina del concessionario e il tipo del concessionario gli rifila la propria, che tra l'altro vende un'altra marca. Fermi, sentiamo gli optional. Allora adesso io non sono afferratissimo sulle ultime uscite tecnologiche. Ha fatto lo splendido prima, adesso però in diretta, capito? Allora, il monitor della Mivar sicuro. No, aspetta, la faccio io. Allora, c'ho i valvoloni. C'ho. Allora, la telecamera posteriore. No, c'hai un nano con la telecamera che ti fa con la bocca. No, è la fotografia di un marciapiede. No, non lo prendete in giro, perché la macchina possiede i bottoni. Poi ha tanti bottoni. Poi ho i cerchi, ma detto. Tanti bottoni dentro. Poi ha detto che se guardi dentro, davanti e dietro la cosa tonda, propositamente, c'è un vetro con cose che girano. No, non è vero. Allora, prima di tutto ho l'affare dietro nel bagagliaio, che cioè togli il coso, diventa più profondo, rimetti il coso, diventa meno.
In casa dei tuoi figli diventino 3 metri. È vuota quella macchina, è vuota. È il doppio fondo. È doppio fondo, ma non serve per la ruota di scorta che non non c'è, no. Perché non c'è di serie. Il top è il tubo di scappamento cromato che fuoriesce dalla macchina di 30 centimetri. Cioè, è la prima macchina che può essere usata come autobus. Quella è assistenza al suicidio. Una volta che ti vuoi levare la vita, è più facile attaccare il tubo. Scusate un attimo, Luca, cosa ha detto da Luca Alba che guida la macchina di un altro. Scutere, ricordati, grande. Non è tua. No, è mia. Ho la pelle d'oca. Sì, no, ho la pelle d'oca. Senti, ma con 90 cavalli riesci a superare un dosso? Ma un dosso non lo fa, no, no. Non riesci neanche a investire una persona. Ma se ti fai una gita in montagna, tu rimani a piedi. Ma cioè, no, dove devo andare in montagna? Ma i tuoi abitano in montagna, come ci arrivi? Con la funivia? Con calma, non c'è fretta. Vai trainare da un gatto. Io ti voglio vedere con una macchina, con un 3.000-2.000 cavalli. Dove vai sulla stradina che porta su a casa dei miei? Vai perché c'è le riprese, per quello che servono i cavalli. Ma dove vai? C'è il 139 dipendenti. Ma non sale la tua. Ma sai che se io vado in retro con la mia smart e ti faccio i fari col segnale della retro? Allora, facciamo così. Quando mi consegnano la macchina, andiamo su dai miei. No, io non ti voglio. Tutti insieme. Io spero di essere a Miami, non ti voglio vedere. E voglio vedere chi mi sorpassa di voi. Ma dai, Fabio. Voglio vedere. Sei un ignorante, guarda, in materia sei un ignorante. E non hai detto che è arancione col tetto bianco. Mamma mia, ragazzi! Cosa che ti distingue? Allora, ti mandano a fanculo dal satellite. Cioè, gli astronauti dei prossimi 5 anni diranno: guarda, questa è la macchina di Alizei, guarda, pum, sputalo dallo spazio. Allora, tu non lo sai, ma dallo spazio il tetto bianco non si vede, quella è l'astuzia. Ah, in caso di attacco alieno, certamente. Arancione! E non te la rubano perché è facile da riconoscere. Certo. No, ascolta, arancione possono essere solo due cose al mondo: le arance e le Lamborghini. Beh, le zucche. Il resto, la zucca gliene fanno i buchi. È la KTM anche. KTM, la moto. La KTM, moto, arancione. Sì, ho 14 anni. Vabbè, ma che cazzo dici? Fa anche le 6:30. Sono le mezzogiorno. Ma che bello quell'orologio. Posso dormire? Ieri mi hai tirato il pacco, non sei venuto. Perché mi hai detto che non lo lasci sul comodino. Ho lavato anche i piatti, che erano sporchi. Ma i lenzuoli sono pulissimi. Le lenzuola sono freschissime. A parte dove ho dormito, che siccome non c'è mia moglie, purtroppo io mi sono dato al bricolage. Fai i seghi? Sì, fai i seghi. Diciamo, per adesso sono alla fase in cui sto procurando la colla. Sì. Mi fa male un polso. Le lenzuola croccanti. Minchia, ragazzi, veramente stanotte è stata dura. Sì. Ovviamente ti fai i seghi con le foto di tua moglie. Sì. Forza, stai scherzando. Pensa che quella coglione di mia moglie, quando spesso magari io sono da una parte e lei dall'altra, mi manda i video di lei che si tocca. Io li butto. No. Ma sì, che cazzo me li tengo a fare? Sì, però ricordati di svuotare il cestino. Marco. No, ragazzi. Vabbè, non la posso raccontare. No. Facciamo una roba, ragazzi. Ci colleghiamo con Giulio Chiudo. Bentornati a Studio Chiuso, lo spazio di informazione che tasta il polso della nazione e poi lentamente risale il braccio per provare a toccarle una testa. Vediamo rapidamente le principali notizie di oggi. Vai. Perché nel pomeriggio un appuntamento per cambiare sesso e comparire sulla copertina di Vanity Fair col nome di Mariuccia. Giallo a Napoli, popolazione sconvolta per il rinvenimento di un corpo legato e carbonizzato, per non parlare dell'impiattamento penoso. G7, i grandi del mondo cercano un accordo sul clima. La Merkel lo vorrebbe di serie, Obama come optional, Renzi spinge per il finestrino abbassato. Gaff di Toti a porta, i nostri marò diventano 3, ma il neo presidente della regione Liguria si difende. Volevo dire 7, ma li confondo sempre coi nanetti di Cenerentola. Fedez nervoso, lancia una bottiglia e ferisce una fan. Però bisogna capirlo, lei era vestita da banca. Adon Chanel, mandato di cattura per Becchetti, per il patron del canale albanese l'accusa è di riciclaggio. Ha mandato in onda Simona Ventura, Sabrina Ferilli e Pupo. Per il momento è tutto, ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account @JerryIlRomano. Adesso vi saluto e vado a noleggiare un drone per osservare dall'alto il progredire della mia calvizie. A presto! È di moda!
Alan, dovresti fare lo stesso. Ah, io faccio i selfie alla testa. No, ma è una roba, sei messo merda. Senti che battaglia. Guarda, c'ha il tetto bianco come la mia macchina. Cazzo, sei una Renault anche tu. Nel senso buono, nel senso francese. È una macchina meravigliosa. Ne vorrei sette, te lo giuro. Claudio di Renault. Infatti sono molto arrabbiato con gli Stati Uniti che non importa la Renault, una roba strana. Perché ce ne vogliono sette per fare la cilindrata di una macchina normale. Andiamo. Mostro! Vieni! Ragazzi, sono le... Ragazzi! Le 14.06! Bravo! Ragazzi! Bravo, bravo.